Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Passiamo ora al download dei file presenti sul nostro account Presonus. Come abbiamo visto, registrando un qualsiasi hardware Presonus, abbiamo a disposizione delle nuove librerie da poter aggiungere al nostro Studio One, Artist o Pro. Qualora invece fossimo abbonati appunto a Presonus Sphere, ogni mese vengono aggiunte nuove librerie, come vediamo nella sezione Newest Product, che possiamo comunque scaricare in maniera offline e poi installare successivamente oppure installare direttamente da Studio One. Per fare questo lanciamo sempre Studio One e nella sezione subito in basso Studio One Installation o installazioni di Studio One entriamo nella finestra relativa ai prodotti aggiuntivi al nostro pacchetto software. In questo caso sono già tutti installati, quindi quando clicco all'interno delle cartelle troverò lo status install, mentre quelli non ancora installati troveremo uno stato vuoto. In questo caso clicchiamo ad esempio sul pacchetto che intendiamo installare e clicchiamo su install. In questo caso il pacchetto per essere installato dovrà essere prima selezionato e poi cliccare su install per procedere all'installazione. Questi sono i manuali, non mi interessa installarli, ma se scendiamo nella sezione Purchased Items o Prodotti acquistati, cliccando all'interno verremo collegati al nostro account Presonus e vedremo, ad esempio nel caso di Sphere, come tutte le librerie, in questo caso le ho già installate, ma quelle non ancora installate verranno appunto evidenziate sempre sotto status senza la scritta Install. Per procedere all'installazione di quelle mancanti, clicchiamo direttamente sulla sezione dei file mancanti, che sono i nuovi aggiornati in questi mesi e presenti nell'abbonamento Sphere, per poi procedere a install. Qui sotto viene specificato quanto richiede di spazio l'installazione dei nuovi pacchetti. In questo caso già il Presonus Studio Grand, il pianoforte, occupa da solo 5 GB, quindi facciamo attenzione sempre alla quantità e al peso quindi di ogni pacchetto per evitare di saturare l'hard disk se non abbiamo molto spazio a disposizione, il tempo stimato e lo spazio ancora disponibile sul nostro hard disk. Le librerie possono essere installate anche in altre location, vedremo poi come individuarle. In questo caso lasciamo le location standard che prevede Presonus e facciamo install. Ci verrà chiesto di installare tutti i pacchetti o soltanto quelli mancanti nel nostro menu. Clicchiamo su Install Missing e si aprirà la finestra di transfer, che è questa qui in alto a destra con una freccia che indica in giù. Come vediamo adesso si muove e sta ad evidenziare che il download delle librerie è iniziato. Dovremo poi lasciarlo in background mentre stiamo lavorando. Questo può essere lasciato anche in background, come dicevo. E quindi possiamo ora lanciare una qualsiasi altra song mentre il download dei pacchetti aggiuntivi continua in maniera assolutamente autonoma. Lo stesso accade per le estensioni dei plugin, come ad esempio le estensioni che riguardano Ampere o le estensioni che riguardano Fat Channel XT. Torniamo sempre sotto Studio One Extensions in questo caso e abbiamo qui a disposizione una finestra nuova che ci mostra le nostre estensioni My Extensions, quindi quelle che ho già acquistato e che fanno parte appunto di Studio One, in questo caso il CTC One, Ampere XT Metal Pack, Audio Batch Converter che troviamo qui in alto a sinistra, poi il Presence XT Editor, eccetera eccetera. Questi sono pacchetti che vengono normalmente aggiunti a Presonus Sphere e sono presenti nella versione Studio One Pro. Controlliamo che non vi siano aggiornamenti cliccando su Check for Updates. Perfetto, nessuna estensione. Qui abbiamo il Program Extension e le Shared Extensions, quindi quelle che poi sono state aggiunte per Ampere, come vi dicevo. Nel caso in cui dobbiamo installare poi i pacchetti aggiuntivi di Fat Channel XT,
li troviamo o all'interno sempre di Studio One Installation sotto Purchased Items e troviamo appunto qui Empire, Fat Channel Collection, Volume 1, View Meter, Softube Saturation Knob, eccetera eccetera. Sempre su questo canale ho fatto una recensione riguardante il Presonus Hub. Presonus Hub è una installazione aggiuntiva che però fa riferimento soltanto ai plugin che possono essere caricati sulle altre DAW. Quindi in questo caso la possibilità di caricare Empire e Fat Channel XT su un'altra DAW che non sia Studio One. Quindi le versioni Audio Unit e VST esterne di Fat Channel e Empire, quindi che possiamo aprire all'interno per esempio di Logic o all'interno di Pro Tools o di Cubase. Controlliamo sempre gli update, come vediamo in questo caso c'è un update dell'Analog Effect Collection, lo aggiungiamo, si apre sempre la finestra di transfer e inizia il download. Se vediamo che l'installazione fallisce dobbiamo chiudere Studio One e rifare tutto il processo. Quindi il nostro transfer è finito, possiamo chiudere Studio One, rimanere sul Hub e provare a reinstallare i pacchetti. Come vediamo ora funziona tutto, facciamo un upgrade dell'Hub, lo reinstalliamo. Come vediamo installa i plugin VST AX per Pro Tools e Audio Unit. Chiudiamo e rilanciamo Hub. Come vediamo ora l'Analog Effect Collection, che fa riferimento a Analog Delay, Chorus, Red Light, Rotor e Tricomp, sono ora disponibili in versione VST, Audio Unit e AX, possono essere utilizzati su tutte le altre DAW. Questo è tutto per quanto riguarda le installazioni e le autorizzazioni di Studio One. Spero di aver risposto a tutte le domande riguardanti questo tipo di problematica. Per qualsiasi altra domanda riguardante Studio One, vi ricordo il nostro gruppo ufficiale su Facebook che si chiama Studio One Pro Italy. Vi aspettiamo lì. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!